Herbie Hancock è nel 1966, mille e mille volte più grande di me. Io ci sono nata in un lettino Herbie e la cameretta la uso ancora. So bene di cosa sto parlando ed è per questo che vi racconto io tutta la storia. Il disegno si fa in azienda, i lettini si costruiscono qui, come tutto il resto si fa tutto qui. Come mia nonna che a casa fa anche il pane oppure i maglioni. Sono prodotti per bambini piccoli, più piccoli di me. Per bambini che non sanno parlare. Pensate e realizzate con la fantasia e l'entusiasmo di noi bimbi. Infatti c'è molta attenzione ai particolari, alle novità. Non sono mica vecchi e noiosi. Per esempio per la mia sorellina abbiamo preso un nuovo lettino, luccicante, con gli Swarovski e anche con il letto, per far scappare i mostri e brutti sogni. E se la mamma spegne la luce ci penso io, c'è il telecomando. Ce n'è per tutti i gusti, classici, moderni, alti, bassi, larghi e stretti. Con i pupazzetti fatti in legno. Come il gelato, puoi scegliere quello che ti piace. E poi Herbie non fa mica solo artini, ma che ci sono le camerette intere, quindi fassatoi, cassettiere, armadi. Insomma c'è tutto, anzi, quasi tutto. Herbie si fa tutto made in Italy, bello, l'Italia è vicina a casa mia, si parla italiano e io capisco tutto. Prodotto italiano vuol dire tanta qualità. Rispetto delle norme vuol dire fare le cose bene. Insomma, il posto giusto per noi bambini. Dalla fabbrica parte un camion pieno zeppo di lettini, fasciatori, cassettiere, armadi. Ogni giorno, a me però non mi portano mai. E poi Herbie c'è sempre, come la mamma. Tu chiedi, hai tutte le risposte. Herbie, storie di bimbi felici.